persone sono sovvenzionate con i soldi vostri, delle vostre tasse. Cioè il bilancio agricolo comunitario dà decine e decine di miliardi all'agricoltura, ma decine di miliardi a tutta l'agricoltura europea. Adesso sta per partire il nuovo piano che partirà dal 2014 per i prossimi 7 anni, e noi abbiamo visto dei timidi segnali che è abbastanza incoraggianti per chi fa questo lavoro come noi. Cioè hanno obbligato le aziende a fare il cosiddetto greening, dall'inglese green, dal verde, cioè le aziende per ricevere i contributi devono dedicare un minimo di superficie che andrà dal 5 al 7% a siepi, a filari, cioè a migliorare il paesaggio, l'ambiente. Voi che siete soci del FAI apprezzerete ancora di più questo. Quindi capite, per chi vuole prendere il contributo all'Unione Europea deve fare qualcosa col miglioramento dell'ambiente. L'altro aspetto che invece ha un risvolto anche lì agronomico, come diceva prima, sono quello delle rotazioni, cioè di ruotare le culture. A noi ci fa sorridere perché noi lo facciamo da una vita sto lavoro, però capite cosa vuol dire? Che queste aziende sono all'avanguardia. Non vi dico le proteste di tutti gli addetti ai lavori. È l'altro segnale importante che dà che questi contributi, adesso non sappiamo ancora bene con precisione, saranno dati in misura leggermente superiore a chi occupa più personale. E anche questo da un punto di vista sociale, visto che è fatto con tutti i vostri soldini, mi sembra interessante e positivo. Quindi diciamo, vi lascio questo messaggio di speranza e di futuro.